Ciao a tutti, io sono Jenna, benvenuti sul mio canale. Ho chiesto su Instagram di farmi delle domande per quanto riguarda dieta Janina. E adesso andremo a vedere le vostre domande e risponderò qui con voi. Vediamo un po' quali sono state le domande. Ok, mettiamo Instagram. A proposito, chi vuole seguirmi su Instagram, sono Janina Italia. Allora, in quanto tempo posso dimagrire 30 kg? Allora, prima di tutto dipende da che tipo di dieta farai, dal tuo metabolismo, da quanto sarai brava a tenere questa dieta, perché ad esempio io sono stata bravissima e 30 kg credo di averle perse tipo in 5 mesi, 4-5 mesi, però io ero anche molto grassa, quindi dipende anche da quanto peso devi perdere. Però è importante che tu sia costante e che non hai troppi sgarri, perché al momento in quale sgarri ricominci tutto da capo, quindi 30 kg, boh, non lo so, dipende solo ed esclusivamente da te. Diana ci chiede: l'acqua è importante in dieta? L'acqua è importante non solo in dieta, ma in qualsiasi tipo di alimentazione di qualsiasi individuo. L'acqua deve essere consumata a prescindere dal tipo di alimentazione. Siamo fatti di acqua, quindi abbiamo bisogno di acqua. Per di più, per chi comunque fa un'alimentazione dimagrante, l'acqua è ancora più importante e deve essere comunque consumata maggiormente, anche sforzandoti, perché contiene ossigeno. Le nostre cellule, quelle dove sta la nostra brutta cellulite, ha mancanza di ossigeno, perché per questo si formano i depositi di grasso, perché l'ossigeno non riesce più a entrare là dentro. Bevendo acqua noi mandiamo ossigeno e riusciamo anche a sciogliere, ad aiutare il nostro organismo affinché questo possa sciogliere la brutta cellulite. Andiamo avanti, vediamo un po'. Per un adolescente di 15-16 anni che vuole dimagrire, e utile l'allenamento cardio? Allora, siccome io non sono un professionista, però dai miei studi, dai miei coach e così via, il cardio aiuta comunque il sistema circolatorio, quindi aiuta il nostro cuore, aiuta le arterie, ma aiuta meno a dimagrire, diciamo così, perché il cardio comunque non stimola i muscoli non stimola il metabolismo affinché questo possa bruciare i grassi. Ciò che brucia i grassi sono i pesi. Quindi un adolescente di 15-16 anni prima di tutto deve avere un'alimentazione sana, fare movimento indipendentemente da che tipo di movimento questo sia. A maggior ragione, se deve dimagrire, deve fare movimento, ma deve mangiare bene. Degli esempi per merenda a scuola, sempre riguardante chi vuole dimagrire. Ci sono un sacco di barrette proteiche, c'è il pane integrale che puoi mettere sopra il burro di arachidi, quello senza zucchero, o la marmellata. C'è chi si porta la casseruola con la roba da mangiare da casa, l'insalata di riso. Ci sono un sacco di cose che potete portarvi a scuola, ragazzi. Oggigiorno non è più vergognoso portarsi da mangiare a scuola, ma è vergognoso, secondo me, essere ciccioni, no? Vediamo un po' l'ultima domanda. Pensi che dovrei fare la dieta se ho 20 anni e 56 kg, anche se ho del grasso sull'addome? Allora, prima di tutto, tutti quanti, indipendentemente da quanto pesiamo, dobbiamo fare un'alimentazione sana, a prescindere se dobbiamo perdere peso o meno. Bisogna essere equilibrati, perché l'equilibrio porta non solo a un peso ottimale, ma
porta alla salute. Quando saremo 40, 50, 60 anni, saremo delle persone sane, persone che non hanno problemi di ipertensione, problemi cardiaci o di diabete. Quindi nella vita bisogna essere equilibrati, che hai 20 anni, 15, 50, 60 devi mangiare equilibrato e sano. Per quanto riguarda il grasso addominale è tutto dato dalla tua alimentazione. Evita di mangiare lo zucchero bianco, evita di mangiare le patatine fritte, bevi più acqua, muoviti, integra la tua alimentazione con cose cotte in maniera più salutare possibile e vedrai che sparirà anche il grasso addominale. Spero che il video vi sia piaciuto. Chi vuole essere seguito da me in dieta Gianina, trovate le mail nell'info box e seguitemi su Instagram e mettete like, ciao.